oggi volevamo dire anche ai fratelli e alle sorelle ucraini che vivono a Torino, che sono con noi, volevamo manifestare la nostra vicinanza, essere con voi questa mattina a pregare, continueremo a farlo per la pace in Ucraina, per la pace del mondo, condannando la guerra. In queste settimane ci stiamo anche attivando tutte le parrocchie, le istituzioni civili per accogliere coloro che arriveranno. Vi ringraziamo anche perché già queste due settimane molti di voi hanno cercato di manifestare solidarietà, sono stati presenti nel momento di arrivo di alcune famiglie. È stato bello questa settimana che tutti gli studenti universitari ucraini hanno dato una disponibilità per aiutare coloro che arriveranno soprattutto per la lingua. Quindi grazie, è stato bello questa mattina pregare con voi, continueremo a farlo e continuiamo a pregare e a sperare la pace. Questo è il significato della preghiera vera della pace. Prima di pregare per la pace, cerchiamo di mantenere questa pace dentro di noi, nonostante tutto. Chiediamo al Signore perché ci dia sempre, ci doni sempre questa pace interiore, che possiamo essere uomini operatori di pace, dati come operatori di pace, dice il Signore, perché saranno figli di Dio. Amen. Slava Jesus.